cucina con McDub, con Benito del Prete e Street Food LTA di Salvatore Arno e birrificio artigianale Che Birra. Oggi insieme andiamo a preparare una delle pietanze più squisite e più buone come street food napoletano, come cibo da strada, ovvero zeppole e panzerotti. Allora, zeppole e panzerotti ovviamente andremo a preparare insieme al nostro amico Salvatore. Lui ci spiegherà come realizzare in casa per voi zeppole e panzerotti, dove andremo a prepararli e cuocerli nella nostra padella wok e insieme ad altre attrezzature che serviranno per la preparazione. Allora, spiegaci un po' le dosi, non so, per realizzare circa più o meno 20 zeppole e 20 panzerotti in casa. Allora, prima cosa prendere una bacinella in acciaio, cioè in plastica, meglio in acciaio. All'incirca 800 g di farina, 800-900 g di farina e 5 g di lievito fresco, 50 g di sale e un litro d'acqua. Ok. Mescolare tutto e poi farla mettere a lievitare. Ok. Passiamo alla fase di dei panzerotti. Allora, prima cosa, prendere 7-8 patate, lavarle e metterle a bollire in una pentola. Passiamo alla fase di impasto per le zeppole. Io la farina già l'ho messa nel recipiente. Ecco qua. Versiamo un poco di acqua. Poi versiamo il lievito. Eccolo qua. E lo cominciamo a sciogliere piano piano. Circa 5 g di lievito. Ecco qua. Poi mettiamo i nostri 50 g di sale. E cominciamo a sciogliere. E comincia la fase d'impasto. L'impasto come deve risultare? Deve risultare non troppo morbido e non troppo duro. Ecco qua, l'impasto è pronto. Ora deve lievitare un 3 ore. Lo copriamo con una pellicola oppure con la carta alluminio per non fargli fare l'aria, perché si fa la crosta. Il mio collaboratore non molto bravo. Ecco, lo mettiamo a lievitare per un 3 ore. Deve raddoppiare di volume. Sono pronte e le cominciamo a sbucciare. Primo passo per fare i panzerotti. Quindi dai un recipiente e mettere le patate dentro. Ecco. Questa è la prima fase. Una domanda per chi segue poi la procedura. Per il panzerotto da la realizzazione è solo patate o andiamo ad aggiungere qualche ingrediente all'interno? Noi che lavoriamo c'è l'antica frittura da strada, zeppole e panzerotti, si fa solo con le patate di Avezzano, che sale e pepe e basta così, prodotto originale. E quella crosta che si forma intorno è un'impanatura che voi aggiungete? No, quella è una... E si forma nell'olio, è tutta la cottura della patata. Cottura della patata, sì. Okay. Mi ha convinto che avesse prima una impanatura e poi. No. Quindi parliamo di solo patate. Quindi nessuna aggiunta, non so, di. Uova, niente. Okay. A prescindere che zeppole e panzerotti il mio cibo da strada preferito, anche perché mi ricorda molto l'infanzia. Diciamo che la friggitoria antica, quella lì, è del venditore che va girando strada per strada oppure con postazione fissa,
con la sua camionetta, con il suo apecar, diciamo, con tutte quelle luci belle illuminate, la musica. Quindi anche lì mangiare al momento, che friggi e mangi. Sì, mangiare caldo. E poi ecco, anche l'occasione giusta per accompagnarla con una buonissima birra, una birra della famiglia Fratelli Cristino, ed è un'azienda locale, nata in Campania, quindi situata a Cardito, quindi vogliamo un prodotto artigianale, e quindi cosa vuole di più? Sempre il Panzerotti artigianale, birra legata vicino, quindi è il massimo. Sì. Le pede stanno quasi al termine. Terminato di sbucciare le patate, andiamo ad utilizzare il nostro schiacciapatate super quick. Con due modalità di filiera, una più grande e una più piccola, in base alla cottura delle patate. Abbiamo tritato le patate, cominciamo a posizionare l'impasto su un tavolo o un piano da lavoro dove cominciare ad impastare. Cominciamo con il pepe, ecco qua. Sale. Sale a piacimento o... Vabbè, il sale più o meno basta che uniforma. Quindi basta coprire il... Non tanto, perché comunque poi bene o male si va a mettere pure dopo... Il sale dopo la frittura. Dopo la frittura. E cominciamo ad impastare. Allora, le minochiamo. Patate, sale e pepe. Basta. Ingredienti molto... Semplici. Quindi senza aggiunta di niente, tutto originale. Poi per dare la forma del panzerotto, c'è un attrezzo in particolare o va fatto a mano? No, va fatto a mano, tutto a mano. Allora, l'impasto è pronto, eccolo qua. Questo qua è l'impasto. Sale e pepe. Allora cominciamo a fare la forma dei panzerotti. Ecco qua, prendiamo un pugno di patate, ecco qua, formare una pallina, e poi se vi attacca sul tavolo aiutatevi con un poco di olio. Questo qua è il panzerotto. Prendi un piatto, un vassoio. Eccoli qua, adesso andiamo a controllare l'impasto che abbiamo fatto per le zeppole, che sta in lievitazione. Allora, ora che il nostro impasto è lievitato e raddoppiato di volume, andiamo alla fase di frittura. Procediamo alla frittura delle zeppole e panzerotti. Prendiamo una padella wok, mettiamola sul fuoco. Un fornello più grande, accendiamo e versiamo all'incirca 2 litri di olio. Messa la padella sul fuoco, fare arrivare l'olio a temperatura approssimativamente 170-180 gradi e aspettare la temperatura giusta per cominciare a friggere. Allora, diciamo che per chi è esperto come lui già conosce diciamo, quando l'olio riesce ad arrivare a temperatura, altrimenti vi potete aiutare
con quei termometri digitali stecchino in acciaio, immergerli nell'olio e vedere a quanti gradi ha raggiunto di temperatura. Voglio ricordare a chi ci sta seguendo che tutte queste attrezzature, anche dal pepe, dalla schiaccia patate, carta paglia, colla fritto, pentole, sono tutte attrezzature che potete trovare presso la nostra sede Fratta Maggiore. Allora, arrivato l'olio a temperatura, incominciamo a prendere il nostro colafritto con la nostra carta assorbente. Mettiamo un paio di fogliettini sotto, giusto per far assorbire l'olio, dopo la frittura. Abbiamo preparato anche qualche conetto, dove andiamo a mettere dopo il nostro fritto misto dentro. Diciamo il nostro conetto, diciamo il nostro cuoppo. Allora, siamo pronti per andare a friggere i nostri panzerotti. Allora, cominciamo la nostra frittura. Come facciamo a capire quando il panzerotto è pronto per la cottura? Si deve fare la crosticina intorno. Quindi quando si crea quella crosticina dorata. Una crosticina dorata. Metà cottura. Eccoli qua. Dorati e croccanti. Ecco qua, questa pentola è ottima per friggere, subito raggiunge temperatura, un buon prodotto veramente, molto professionale. Queste sono le nostre pepite d'oro, guardate, veramente sono buonissime. C'è anche l'appoggio per mettere il meschiumarola. Meschiumarola, sì. Un ottimo prodotto, veramente eccezionale. La particolarità che vi voglio far vedere, vedete questa crosta che si è formata sopra il panzerotto, quindi non è altro che la crosta della patata stessa. Quindi come dicevamo prima, non abbiamo aggiunto né pangrattato, né uova, né nessun altro ingrediente nel suo interno. Quindi cosa dire? Questa è una vera squisitezza napoletana campana, realizzata dal nostro grande Salvatore Street Food LTA in via Oberdan a Ravora. Come sono? Buonissimi, davvero. Qualche appunto giusto? Ecco, poi sento proprio lo schiocco della crosta. Salvatore, c'è la tua friggitoria ambulante, sì. Oltre a zeppole panzerotti. Noi facciamo zeppole, panzerotti, scagnozzielli, pizze fritte, vari gusti, patatine a spirali e hot dog fritto, che pure è una cosa molto... Diciamo l'hot dog avvolto nell'impasto della zeppola, l'hot dog americano noi e l'hot dog napoletano. Quindi hot dog azzeppolettato. Sì. Carit! Quindi hot dog azzeppolettato. Quindi, come vedete dall'immagine, anche in casa è possibile realizzare un prodotto da strada. Quindi, ecco, realizzare pronto zeppole, panzerotti durante un pranzo, una cena o una pericena per i vostri amici, dove potete realizzare aperitivo, quindi realizzare dei simpatici cuppetielli dove all'interno potete mettere, ecco, la vostra frittura. Con il nostro Super Quick, oltre a schiacciare le patate, è possibile fare anche in altro modo, quindi uso la patata stick, la patata, zucchina, carote e altro ancora. Quindi diciamo è un 4 funzioni in uno, tutto realizzato in acciaio inox, quindi un prodotto italiano. I panzerotti sono pronti, che li abbiamo già fritti.
cominciamo con l'impasto delle zeppole per preparare le nostre zeppole. Allora, prepararci con un recipiente con un poco di acqua e l'impasto delle zeppole. Il recipiente per un poco di acqua per non far attaccare l'impasto sulle mani. Andiamo a allargare la zeppolina e la immergiamo nell'olio. Eccola qua, sottile sottile, e immergere nell'olio. Diciamo, questa non è la classica zeppolina, non so, che troviamo alle alghe. Diciamo, questo è un diciamo una... impasto fresco e artigianale. Poi parliamo di un impasto, diciamo, largo e non tondo. Sì, 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 sì. Ecco, quindi vediamo proprio la fase della doratura dell'impasto. Quando vai a girarle. Sono quasi pronti. Abbiamo fritto tutto, abbiamo realizzato le nostre zeppole e panzerotti, adesso andiamo a fare il gruppo di zeppole e panzerotti. Nel frattempo tu prepari il soffitto per aprire la nostra birra artigianale, che birra, una birra Anna, che è una birra di 5 gradi di volume, una birra di puro malto artigianale, dove troverete presso la sede di Carpito in provincia di Napoli della famiglia dei fratelli Cuscino, dove realizzano vari tipi di birre, da una birra classica a quelle, diciamo, in quella in puro malto, oppure di gradazioni più alte. Io nel frattempo inizio ad aprire la nostra birra, dove ovviamente andremo a degustare insieme ai nostri famosi zeppoli e panzerotti. Pronti con i nostri coppi, andiamo a degustare e assaggiare queste due specialità campane. Io parto prima con un po' di cose e carice. Allora, io solitamente, come penso tu, ormai lo sai, sono abituato a fare zeppo e panzerotti insieme, così, guardate. La delizia, buonissima. Croccanti e cotte al punto giusto. Quindi andiamo a assaggiare con la nostra birra. Una salute, salute. Benissimo. Cosa aggiungere? Che birra, che zeppo e panzerotti, sapato. Quindi. Allora, per chi è interessato ad acquistare i prodotti del birrificio Che Birra dei fratelli Crispino, può andare sul loro sito www.chebirra.com. Bellissimo!
Dan a Bravura. Vi salutano, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale dove attivando la campanellina riceverete tutte le nostre notifiche e noi vi aspettiamo nel centro dove si incontra l'Italia che lavora e produce. Al prossimo video, ciao!